Vince la Fermana 2-1, ma il Pineto può festeggiare la salvezza aritmetica. Girone di ritorno fantastico per l'11 del tecnico Amaulo e nonostante il KO è festa grande al Mimmo Pavone. Dirige Maninetti di Lovere. Nel primo tempo poche le emozioni. Al terzo, sponda di Pomante, tentativo di Ciarcelluti, blocca Valentini. Minuto 19, ancora Pineto pericoloso, colpo di testa di Palumbo, palla alta e non di molto. Sul finire di tempo in pieno recupero, occasionissima per la Fermana. Molinari va a tu per tu con Giachetta, ma spreca clamorosamente. Ad inizio ripresa il vantaggio del Pineto, assist di Ciarcelluti per Palumbo, lob perfetto dell'attaccante abruzzese, la palla termina in rete. Destro inserisce Cremona per Margherita al quinto, la Fermana prova a spingere ma non crea particolari pericoli dalle parti di Giachetta, il pari arriva al 31esimo. D'azione d'angolo, la palla finisce sul secondo palo, Gadda tocca in rete. La Fermana ci crede e qualche minuto più tardi al 38esimo trova il gol del vantaggio, tiro cross di D'Angelo, la palla carambola sul palo lontano e termina in rete. Dopo 4 minuti di recupero finisce 2-1 per la Fermana, ma il Pineto può comunque festeggiare la salvezza aritmetica, i tecnici Amaulo e Destro. Chiaro che commentare una sconfitta, soprattutto dopo la prestazione di oggi, è difficile, però poi è arrivata la salvezza aritmetica, quindi dai. Sì, ma ci sono sconfitte e sconfitte. E ripeto, la sconfitta di Castelfidardo è una sconfitta importante che ci ha permesso di ripartire. La sconfitta di oggi ha confermato che la squadra dalla partita di Castelfidardo ha cambiato atteggiamento, registro e ha raggiunto la salvezza a 3 giornate dalla fine. Quindi questa sconfitta l'accettiamo anche perché ci permette di raggiungere la salvezza matematica e testimone che la squadra è una squadra importante che può giocare alla pari anche con la prima in classifica. Mi risponda sinceramente sì o no, se adesso la dovesse chiamare il presidente subito dopo queste interviste e le offre il prolungamento di contratto, cosa risponde a Amaulo? Sì o no, secco? Ma dovrei vedere i programmi. Destro, i complimenti sono d'obbligo perché con 10 minuti avete ribaltato una partita, ma soprattutto avete dimostrato organizzazione anche in emergenza, vincendo sostanzialmente il campionato. Qui quasi aritmeticamente, dai, quasi. Diciamo abbiamo fatto un grande passo in avanti contro una grande squadra che lo dice i punti che ha fatto nel girone di ritorno. Siamo riusciti col cuore dove non arrivavamo più con le gambe e questo è un grande merito di questi ragazzi che stanno veramente tirando la carretta dall'inizio dell'anno, stanno giocando col cuore ogni partita.